Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura 93. Allora, visto che comunque sia vi ho consigliato Sniper 2 Ghost Warrior molte volte, io ve lo... era da un po' che non facevo un gameplay, mi sa dagli inizi, degli inizi del mio canale. Volevo riproporvelo un pochino per farvi vedere il gioco in sé, come funziona e tutto. Spero che abbiano migliorato i server, ma da quello che ho potuto vedere in un aggiornamento non c'è stato, quindi non penso ci siano miglioramenti. I server quindi saranno sempre una merda. Le mappe, io ve lo dico, io l'ho preso al lancio il gioco, l'ho pagato 40 euro, e al lancio c'erano solo due mappe multiplayer per giocare, vi dico solo questo, e ovviamente telecamere messe di merda. Quindi che dire. Allora, ricordatevi che per giocare a questo gioco dovete diventare ciechi, perché dovete attaccarvi allo schermo per poter vedere gli avversari. Io ve lo consiglio, ragazzi, se avete pazienza e tutto, di fare kill, di entrare in una partita, perché per la povertà ovviamente delle mappe, adesso ce ne saranno 3-4 se non ricordo male, è veramente una merdata questa cosa. Ne potevano mettere anche una almeno 8, almeno 8 mappe, cazzo ragazzi. Anche perché il fronte a destra e il fronte a sinistra capovolto, quindi è una puttanata. Ci vuole pochissimo fare delle mappe così. Quindi ragazzi, che dire, partiamo subito, mettiamo multigiocatore. Allora, mettiamo partita veloce. Ovviamente cosa cambia tra deathmatch e deathmatch a squadre? Io non lo so, io metto deathmatch. No, deathmatch a squadre era. Deathmatch a squadre. Centro di Sarajevo, perché è l'unica mappa che mi piace giocare, altrimenti le altre fanno schifo. Ok, partiamo subito perché tanto per trovare una partita ci vogliono anni. Quindi partiamo subito e vi taglio sto pezzo. Quindi ragazzi, non posso dire altro che stendiamo un velo pietoso su Sniper 2 Ghost Warrior. Se dovete acquistarlo, acquistatelo solo per la storia, fatevi, a questo punto spendete pochi soldi per questo gioco Medal of Honor, che veramente è stato un punto a favore della EA, perché è veramente uno dei giochi più belli che abbia mai giocato. Andiamo su partita veloce. Andiamo su assalto a squadre e partiamo subito. Ragazzi, siamo sul mercato di Kandahar, la mia mappa preferita. Allora, sapete che io e un mio collega Giordino, per noi la nostra mappa preferita era il mercato di Kandahar. Adesso vi spiego il motivo. C'è un punto dove vi mettete a cecchinare e rimanete lì fisso. C'è un vetrino, un pezzo di vetro che è solido come il cemento, ragazzi, non penetra neanche un proiettile. Speriamo di essere da quella parte, infatti siamo da questa parte, ragazzi. Oh, oh, oh! Già morto, perfetto. Mettiamoci in questo vetrino. E togliete i coglioni! Eccolo qui, questo è il vetrino, ragazzi. No! Questo è il vetrino magico, io mi metto di solito qui. Ok, i miei compagni sono sotto, perfetto. Ole, uno, headshot bitch. Due, grandissimi ragazzi, dai. L'importante è che mi rimanga sempre qualcuno a coprire qui sotto. C'è qualcuno qui sotto, guardate. No, sono qui giù, ragazzi, sono qui giù. Sono qui giù. Ho
ho paura, ragazzi, ho troppa paura di questo gioco. È figo, però ho l'ansia adesso perché magari ci sono i nemici. Ci sono i nemici sicuro. Cioè, spari allucinanti, ragazzi. Poi gli effetti sonori di questo gioco veramente epici. Sono fantastici, ve lo giuro. Cioè, il gioco in sé è una cosa sbalorditiva. Arriverà qualcuno, ragazzi, ne sono sicuro. Grande. Mammori. UAV, ragazzi. Ucarò caggia. Sono tutti qui vicino a me, ragazzi. Li vedo dalla mappina. Poi veramente questa cosa, il radar sopra, è una cosa fantastica. Perché io, ragazzi, perché noi ragazzi abbiamo sempre lo sguardo verso l'alto. Perché? Perché dobbiamo guardare questo cazzo di mirino. Mi son cagato, ragazzi. Vi giuro, mi son cagato. Questo è il cazzo, lo sparo è stato fortissimo nelle orecchie. Ma veramente mi stava assordando, ve lo giuro, fortissimo. E dai! Ma non mi puoi far rinascere davanti agli altri! Perfetto, raga. Corri! Grande! Rimettiamoci in posizione, ragazzi. Rimettiamoci in posizione, facciamo i check-in ancora. Muori, grande. Ma te ne vai fuori dai coglioni, stronzo, eh? Headshot, bitch. Andiamo, dai. Qualcuno che sbuca. Eccolo lì. Carichiamo, va. Sono qui giù, ragazzi. Ditemi voi se non le ho sparato 30.000 volte a questo coglione. Cioè, mi fa incazzare, Dio santo. Cioè, l'ho anche ammazzato. Oh. Però la cosa più bella di questo cazzo, di questo cazzo di gioco, che almeno con un colpo ma grandi, i miei mortali sono fantastici. Ma grande, ma grande. Ma ragazzi, sto facendo strage. Questo è spawn. Questi sono i spawn fantastici, ragazzi. Boom! Ma grande, dai, grande! Ma cosa sto facendo stragi, ragazzi? Stragi! Ma fuori dal cazzo! Cioè, ragazzi, 27-3, cazzo! Questa sì che si chiama partita! Nascondiamoci, adesso ci ammazzano, guardate. Pure out-task, no.
Dai. Oh minchia, ma siete pazzi ragazzi, siete pazzi! Cioè, grande, dai. Ancora Fantasy of sta mappa. Questa è una delle mie mappe preferite, ragazzi. Allora, se esce ancora il mercato di Kandahar, io la gioco volentieri, altrimenti la finiamo qui, che è uscita benissimo sta partita, veramente fiammante, una cosa bellissima. Vi giuro, aver fatto tutte quelle kill con tutte le mie serie di compense, sono stato troppo contento. Bellissimo, veramente, ve lo giuro. Minchia, mi mancava. È un Battlefield, a mio parere, è un Battlefield 3 migliorato, ragazzi. Ma dove si è mai visto un cecchino così fantastico? Cioè, veramente strepitoso, ve lo giuro. Grande, ragazzi, vedete, ha fatto tutto. Perfetto. Che dire, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi, commentate, mettete mi piace, mi dispiace perché Sniper 2 Ghost Warrior non l'ho potuto giocare online. Almeno vi siete beccati una bella partita di Medal of Honor, perché è veramente fantastica. Vi ho fatto vedere un pochettino il dinamismo del cecchino, perché è un cazzo di fucile di precisione allucinante, veramente balordo, fortissimo. E devono essere così i fucili di precisione come i cecchini. Cioè, ammazzare in un cazzo di colpo, anche dalla distanza più remota, ragazzi. Cioè, un colpo in testa, un colpo qui sul petto, comunque sia, vi deve ammazzare. E infatti, a mio parere, io da Battlefield 3 mi aspettavo molto di più. Gli anni, un sacco di tempo fa, nel 2011, se non ricordo male, quando hanno detto che avrebbero fatto Medal of Honor Warfighter, mi sono pisciato addosso dalla felicità. È uscita una merda di gioco, purtroppo, non so perché. Comunque sia, il gioco, questo Medal of Honor, è stato uno delle glorie del passato, come poteva essere Black Ops il primo, come poteva essere MV2, che è stato uno dei giochi più belli. Che dire, ragazzi, quindi vi ho già detto tutto. Iscrivetevi, commentate, mettete mi piace, ve lo ripeto, se ovviamente avete apprezzato il video. Da cui le domande è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi.